I understand my situation, and I guess it's a little bit easier for me to comprehend because I played on great basketball teams in college and in the NBA. So you understand that the team atmosphere is the most important atmosphere. For me, this is an experience to be in the Italian league. I always wanted to see how the Italian league was, to see how the country was in aspects of basketball. I've been here before on vacation and things like that, but this is my first time having the opportunity to be here in an athletic capacity. Certo che capisco la situazione, adesso è più facile per me capirla perché ho avuto la possibilità di giocare in tante grandissime squadre e quindi so che l'atmosfera del gruppo, della squadra, è la cosa più importante. Per me giocare a Siena è una possibilità unica di farmi un'esperienza nel campionato italiano. Considero questo un aspetto molto positivo, anche perché mi è sempre piaciuto conoscere meglio com'era la Lega Italiana, com'è questo paese. C'ero stato altre volte in vacanza, ma questa è per me la prima volta che ho davvero l'occasione di giocare qui e di viverci. E poi farlo in una delle migliori squadre d'Europa è ovvio che è una cosa molto più positiva. Naturalmente se sei un giocatore hai sempre voglia di giocare, ma capisco che la situazione qua è questa e che il mio obiettivo deve essere quello di mantenermi in forma, lavorare duro ogni giorno e se poi si presenterà l'occasione di farmi trovare pronto. E poi il mio aiuto può essere importante anche per preparare i miei compagni in allenamento contro i prossimi avversari. Quindi per me questa è tutt'altro che una brutta situazione, anzi diciamo che è una grande opportunità per conoscere il basket italiano e giocare in una delle squadre più forti e con uno dei migliori allenatori, anche perché mi piacerebbe in futuro diventare un allenatore e quindi aver avuto la possibilità di giocare per coach Dan Smith, che ho avuto a North Carolina, che è uno dei migliori allenatori della storia NCAA, per Phil Jackson poi, che tutti conoscono, e adesso per Simone Pianigiani, che è uno degli allenatori più vincenti d'Europa, è una cosa straordinaria. Per questo spero magari un giorno di poter rubare qualcosa da tutti questi allenatori e diventare a mia volta un grande coach. You have the opportunity to play under Pianigiani and where he's had a lot of success here in Europe. So hopefully one day I could take a few things from each of those coaches and prepare myself to be hopefully one day a great coach myself. Well, of course this would be, you know, of course this would be a great place for me because it would be the place that my daughter was born. That would be the most important thing. I think that she will always most definitely have a warm felt place in her heart for this place because this would be the place that she was born. I actually have a house in Spain. So, you know, my family and I, we've always thought that we would come back to Spain every year and to relax. Certamente questa sarà sempre una città particolare per me perché resterà sempre il luogo dove è nata mia figlia. Penso che lei sicuramente manterrà un rapporto molto stretto con Siena perché sarà nata qua e quindi di sicuro non la dimenticherà. Noi abbiamo una casa in Spagna e la mia famiglia dice sempre che anche in futuro ci piacerebbe fare le vacanze in quel paese dove si sta benissimo e chissà, forse torneremo spesso anche a Siena perché nostra figlia vorrà vedere il posto dove è nata. In Italia siamo già venuti anche se soltanto per vacanza. Da adesso in poi, oltre che per vacanza, ci sarà anche una città che sarà sempre al centro dei nostri pensieri e delle nostre discussioni, perché tutti quelli che chiederanno dove è nata mia figlia, la risposta sarà che è nata a Siena, in Italia. Lei sarà quindi italo-americana e cercheremo di farle avere anche il passaporto e spero che possa avere una mentalità aperta, diciamo un po' europea e un po' americana. Per questo abbiamo deciso che studierà l'italiano ed anche lo spagnolo, visto che abbiamo una casa là. The mentality of a European, American and a European, and she will want to live here in this country for a year to just experience. She will most definitely speak Italian. We already have decided that she will speak Italian. She will speak Spanish also because we have a house there. So hopefully, God permitting, she'll be well-rounded individual. Grazie. Grazie.